Bentornati ad una nuova edizione del TG del Veneto Orientale. Cominciamo subito parlando purtroppo di un ulteriore caso di razzismo, questa volta avvenuto online. Infatti alcuni utenti si sono riversati sulle pagine Facebook del gruppo Sé di Portoguarossè insultando i profughi e i migranti con parole molto pesanti. Sono stati accusati ed individuati. Sentiamo i dettagli nel primo servizio del telegiornale. Il trasferimento dei primi 14 profughi da Cona a Portogruaro scatenò lo scorso luglio una accesa discussione sul gruppo Sé di Portogruaro-Sé. Una discussione, secondo la procura di Pordenone, intrisa di odio etnico, nazionale, razziale o religioso. Ed è con l'aggravante della discriminazione che il PM Federico Baldo ha ottenuto il giudizio direttissimo per 4 utenti Facebook imputati di aver violato la legge Mancino. Si tratta dei portogruaresi Roberto Spadotto, 44 anni, Rudy Rosan, 33, di due abitanti di Concordia Sagittaria, Giuseppe Barresi, 34enne, e Gabriele Marian, 55. È stato sicuramente lo sfogo in un momento, ma su Facebook ogni commento resta finché non viene rimosso e soprattutto viene letto da una miriade di utenti. Anche le forze dell'ordine, come ribadito dal Gazzettino, hanno letto la segnalazione ed è stata quindi immediata. I commenti erano stati postati su Sé di Portogruaro-Sé e sul profilo privato di Caterina Pinelli, neo coordinatrice di Forza Italia ed ex Fratelli d'Italia. Nel gruppo, nella Pinelli, hanno responsabilità per i commenti degli altri utenti, dai quali hanno preso le distanze. Secondo il PM, con le frasi pubblicate sull'accoglienza dei richiedenti protezione, i quattro avrebbero incitato a commettere violenza contro i profughi. Che gli diano fuoco, commenta uno dei quattro, bisogna aiutarli. Ne ospitiamo uno in ogni casa e li laviamo con la benzina e poi li asciughiamo con lanciafiamme, aggiunge un altro. Un altro parla di gente sporca, a cui verserebbe l'acido delle batterie. Dice anche che bisognerebbe far gruppo e mandarli via, e riferendosi al palazzo del comune di Portogruaro aggiunge diamogli fuoco con loro dentro. Nella discussione era comparsa anche una fotografia intitolata Ripensandoci e mostrava un cappio per esecuzione. In tribunale a Pordenone era fissata l'udienza per il direttissimo. Tutti gli imputati hanno chiesto la sospensione del processo e presentato istanza di lavori a favore della collettività. A definire il programma dei lavori sarà l'UEP di Venezia. Se i quattro lo porteranno a termine, estingueranno il reato, altrimenti sono previste pene severe. Successiva udienza a giugno. Andiamo ad Oderzo e parliamo di sanità e lavoro. Sono previsti entro l'estate i due concorsi per la nomina dei primari di ortopedia e radiologia dell'ospedale di Oderzo, ma le due rispettive posizioni non sono propriamente vacanti. Il direttore generale dell'USL, Francesco Benazzi, conferma che ci sono due sostituti. L'argomento è oggetto dell'interpellanza tra Laura Damo, consigliera delle liste civiche Oderzo, Sicura e Cittadini Uniti, ha presentato alla sindaca Maria Scardellato, chiedendo quali azioni l'amministrazione comunale intenta adottare per sollecitare la nomina dei dirigenti di due reparti che sono fiore all'occhiello della sanità opitergina. Confermo che i due reparti non sono privi del coordinatore, vi è un medico facente e le funzioni di primario, conferma il direttore generale Benazzi. Per radiologia ci siamo attivati addirittura facendo arrivare un medico da Treviso, il dottor La Torre. In tal modo il reparto ha così un medico in più. Per ortopedia il facente funzioni è il dottor Rebuzzi. Anche per questo primariato a breve sarà bandito il concorso. La previsione è entro maggio. A Jesolo è stato condannato a 30 mesi l'uomo che ha provocato la morte di due persone in un incidente stradale. 2 anni e 6 mesi di reclusione e 1 anno e mezzo di sospensione della patente di guida. È la condanna, inflitta per omicidio colposo, ad Antonio De Alteris, 45enne, agente immobiliare jesolano, che attorno alle 4 del mattino del 20 luglio del 2013, alla guida della sua BMW, affrontò una curva invadendo la corsia opposta, entrando in collisione con il furgone al bordo del quale si trovavano Antonio Ferro, 50 anni, di Cavallino, e Michele Costantini, 62, di Cassavio, i quali persero entrambi la vita. La sentenza è stata messa dal giudice di Venezia, Saranatto, a conclusione di un processo molto combattuto. Nell'udienza ha preso la parola il difensore dell'imputato, l'avvocato Alfredo Traversa, in quale ha sostenuto che il suo assistito non ha alcuna responsabilità nell'incidente, in quanto fu colto da malore. Ma il giudice non ha ritenuto fondata questa ricostruzione e ha condannato l'automobilista anche al risarcimento di 30.000 euro all'unico fratello di Ferro, che si è costituito parte civile al processo penale, al quale l'assicurazione aveva già anticipato ulteriori 50.000 euro.
Gli altri familiari di Ferro, assistiti dall'avvocato Guido Simonetti, hanno ottenuto il risarcimento qualche settimana fa al termine di una causa civile, mentre quello di Costantini, con l'avvocato Augusto Palese, hanno siglato una transazione prima del processo. Nella requisitoria conclusiva, il PM Alessia Tavarnesi si era battuta per ottenere una pena più severa, 3 anni di carcere, escludendo la sussistenza anche di una minima colpa a carico delle vittime, le quali non potevano evitare l'auto di De Alteris, che procedeva infatti ad alta velocità, 120 km all'ora. L'avvocato Simone Zancani, parte civile per il fratello di Ferro, ha definito sul filo dell'azzardo il comportamento dell'agente immobiliare che dopo una giornata di lavoro aveva bevuto in compagnia fino alle 2 di notte ad un party per la presentazione di un nuovo complesso residenziale, per poi concedersi un ultimo bicchiere a un chiosco e mettersi al volante dopo aver rifiutato l'invito a fermarsi a dormire da un amico. Il test effettuato 1 ora e mezza dopo lo schianto risultò regolare in quanto di 0,02 grammi di alcol sotto il livello minimo consentito di 0,50. Secondo il legale non fu un malore a fargli perdere il controllo della BMW e la prova starebbe nel fatto che dopo aver invaso la corsia opposta all'ultimo momento la vettura sterzò per cercare di rientrare. La sentenza potrà essere impugnata in appello. A Motta di Livenza, finalmente dopo 2 anni e 3 mesi, i lavori di sistemazione del Palazzo Municipale in Piazza Luzzatti ha messo il turbo, perché l'ultimo consiglio comunale del mandato si terrà nell'aula consiliare rinnovata. L'ultima assemblea risale a fine 2015, poi il cantiere aprì a metà gennaio 2016. A causa della chiusura, gli uffici erano stati trasferiti nel Palazzo Attiguo di Via Duomo. I lavori furono bloccati per l'esigenza di rivedere il progetto e ripartirono la primavera successiva. L'edificio venne liberato dalle impalcature esterne il 1 febbraio dello scorso anno, ma internamente si è continuato a lavorare per il rinnovo delle strutture e per il rifacimento degli impianti. I lavori sono proseguiti fino a questo momento, come ha confermato l'assessore ai lavori pubblici Alessandro Rigri. L'opera di finitura è comunque agli sgoccioli. Attualmente è in corso la ristrutturazione della pavimentazione in legno e stanno proseguendo i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche dei bagni, ha spiegato l'assessore. Il prossimo consiglio comunale, l'ultimo di questo mandato, si svolgerà in municipio probabilmente a fine aprile. A Porto Gruaro Aldo Curtarelli ha incontrato Giorgio Bergamo, che è il componente del direttivo dell'Associazione Lagunari di Porto Gruaro, e ci parla del raduno nazionale dei lagunari che si terrà a Porto Gruaro. Inizia l'organizzazione e sentiamo le sue parole. Giorgio Bergamo, componente del direttivo dell'Associazione Lagunari di Porto Gruaro. L'Associazione Nazionale dei Lagunari ha deciso che il prossimo anno, nel 2018, la manifestazione nazionale, il raduno nazionale dei lagunari verrà fatto a Porto Gruaro, per cui voi come associazione siete impegnati per preparare il prossimo anno questa manifestazione. Ci può dire 2 parole? Sì, come no. La parola che mi fa un po' sorridere è anche un po' impegnativa, nel senso che impegnati. Allora è un grande sforzo da parte nostra, i quali abbiamo cercato di dare un'immagine continuativa durante questi anni dell'Associazione Lagunari di Porto Gruaro per riuscire a portare nel Porto Gruarese il raduno nazionale. È una grande soddisfazione nostra, di tutti i lagunari associati a Porto Gruaro e penso anche di tutte le altre associazioni. Il Porto Gruaro è un'immagine che dà storia e anche proprio inerente a quello che può essere la parola lagunari. Abbiamo il fiume Lemene, abbiamo un'immagine bellissima e già noi siamo carichi di forza per riuscire a portare a termine questo raduno e speriamo che tutti quanti siano presenti in maniera che rimanga un segno anche del raduno nazionale a Porto Gruaro. Ecco, una manifestazione che al di là della manifestazione in sé viene fatta nel centro storico di Porto Gruaro, viene fatta a Porto Gruaro, per cui poter sfruttare anche questa occasione per promuovere quella bellissima città che è Porto Gruaro. Questo è un impegno che spetta a voi però. Sì, è l'impegno che noi siamo più che decisi e anche pronti per partire e per cominciare già da adesso a lavorare per riuscire a una
spettacolare, a un spettacolare raduno, diciamo, noi lagunari portare il raduno qui a Porto Gruaro è una grande soddisfazione, ma dico, ripeto, grande soddisfazione, perché aver la possibilità di portare tutte le associazioni a Porto Gruaro, nel centro di Porto Gruaro, penso sia una cosa bella per noi, ma anche per tutti i portogruaresi. Ecco, l'importante è che riusciate a comunicare e a promuovere questa manifestazione non all'ultimo minuto, ma avendo già un anno di tempo per poterla preparare bene, perché di solito si fa gli ultimi 15 giorni, si pensa poi di risolvere queste cose. No, noi siamo già partiti, ad esempio abbiamo fatto una presentazione fatta da un componente del direttivo, il nostro caro amico Paolo Polo, che ha fatto veramente una presentazione che ha lasciato a bocca aperta anche il nazionale. E diciamo che c'è un gruppo, e spero ne si aggiungano tanti altri di quelli che sono associati, per lavorare e per fare veramente una qualcosa che rimanga nella storia. Dico nella storia. Parliamo ora di un lutto che è sentito molto nel comune a Roncadelle. Infatti il Fortunato Fresk di 89 anni, un alpino di lunga data, è scomparso. È stato fra i primi consiglieri del gruppo che venne fondato a Dormelle negli anni 60 in seno alla sezione ANA di Treviso. Era sempre in prima linea in tutte le nostre attività e ricordo commosso di Loris De Giorgio, l'attuale capogruppo delle Penne Nere Ormellesi. Era una persona positiva, allegra, che credeva negli ideali degli alpini. Nato così lo chiamavano in paese, amava scherzare, raccontare barzellette, insomma teneva sempre alto il morale con le persone con cui entrava in contatto. Nella sua vita lavorativa si era dedicato all'agricoltura, occupandosi della campagna della Curia diocesana. Il funerale avrà luogo domani alle 16 a Roncadelle. Lascia i figli Caterina, Giuseppe e Marilena e numerosi nipoti. Andiamo a Concordia Sagittaria. In seguito alla scorsa consacrazione a vescovo di Monsignor Livio Corazia, Aldo Curtarelli ha incontrato il presidente dell'associazione Gli Amici di Concordia, che si sono ritrovati a festeggiare questa importante occasione. Siamo con Gian Giacomo Stefanon, presidente degli Amici di Concordia, una associazione che molte volte abbiamo avuto occasione con questa emittente di riprendere. Voi fate delle serate per beneficenza, questa sera però avete Monsignor Livio Corazza, che è diventato vescovo di Forlì e Codigoro. Ecco, una serata da Dio, è sempre stato vicino a voi, un suo pensiero su questa serata. Su questa serata il pensiero che è molto bella, molto gratificante. Siamo numerosissimi, quasi tutti gli amici di Concordia Sagittaria, e come ogni anno ci scambiamo gli auguri pasquali. E Monsignor Livio Corazza, ora vescovo di Forlì Bertinoro, è sempre stato tra noi, ci ha supportato, ci ha aiutato, ci ha guidato, e la nostra associazione, il nostro sodalizio, con i suoi consigli si è maggiormente rivolta al territorio, alla comunità concordiese. Abbiamo sull'onda di queste proposte organizzato eventi culturali e anche raccolte di beneficenza proprio per chi è più sfortunato, chi ha bisogno di avere una mano. Questa sera è una festa per la partenza del vescovo, di Monsignor Livio, e per salutarlo, ringraziarlo per tutto quello che ha fatto e rinnovare la nostra amicizia. E lui ci ha contraccambiato e ci ha pregato di restare suoi amici, anche se lontano, ma col cuore sempre uniti. Ecco, c'è anche una manifestazione il 28 aprile a Sumaga, dove c'è un incontro Padovese, Monsignor Padovese, quello ucciso poi dal suo autista. Voi come amici di Concordia siete presenti anche lì, per cui evidentemente non solo Concordia, ma siete presenti anche nel territorio. Sì, principalmente per Concordia il campanilismo poi ci vuole, l'affettività per il proprio paese. Per Monsignor Padovese noi abbiamo già
con la curia e con la parrocchia, ha avuto all'inizio di queste celebrazioni dato una mano, abbiamo partecipato, ci siamo fatti parte efficiente di questa cosa e sta continuando, e appunto ci saranno degli ulteriori sviluppi con delle conferenze e dei contatti. Abbiamo avuto ospite il vescovo di Istanbul e quindi abbiamo onorato una volta di più un concordiese, perché Monsignor Padovese, ancorché nato a Milano, ma di origine papà di Concordia, la mamma di Summaghe, quindi uno della nostra terra. A Meolo è definitiva la partenza a maggio della raccolta dei rifiuti porta a porta. Il consigliere comunale ha approvato a maggioranza il nuovo servizio dopo un lungo dibattito suscitato da obiezioni e contestazioni di Lega e Movimento 5 Stelle per la mancanza di alcuni documenti e di informazioni tempestive. Sarà un servizio più equo, basato sul rifiuto secco prodotto, sottolinea l'assessore all'ambiente Emanuele Frasson. I cassonetti stradali erano diventate fonti di sporcizia e di incuria, piccole discariche con segnalazioni quotidiane di rotture e problemi. E poi ci rendeva ormai anacronistici, visto che i vicini comuni usano il porta a porta. Il nuovo sistema permetterà anche di mappare tutti gli utenti, rivelando quelli che non pagano il servizio. L'introduzione della tariffa puntuale TARIP non farà aumentare i costi per i cittadini e inoltre per quest'anno non sarà fissato il limite per gli svuotamenti del secco, che determina una parte del pagamento in bolletta. Lo scorso fine settimana ha visto a Portogualo non solo la celebrazione dei tradizionali riti della Pasqua cattolica, infatti sabato sera presso la Sala del Regno dei Testimoni di Geova si è celebrata la commemorazione annuale della morte di Gesù Cristo. Numerosi fedeli presenti per assistere alla cerimonia, che rappresenta un momento molto importante per i Testimoni di Geova, che ricordiamo a Portogualo si ritrovano nella Sala del Regno in via Zappetti la domenica alle 16.30 e il giovedì alle 20. Il nostro Maurizio Conti è andato ad assistere a questa celebrazione e ha intervistato alcuni fedeli per trarre diverse informazioni e curiosità sui testimoni di Geova. Stasera a Portogruaro, nella Sala del Regno dei Testimoni di Geova, per una importantissima funzione che riguarda appunto i testimoni di Geova. Ne parliamo con Salvatore e Cristina, per capire appunto il senso di questa serata. Sì, in realtà noi Testimoni di Geova commemoriamo la morte di Gesù Cristo nel rispetto di un chiaro comando biblico, e questo a dimostrazione che siamo una religione cristiana. E questa celebrazione ha lo scopo di ricordare Gesù e in particolar modo è un segno di gratitudine per ciò che Gesù Cristo ha compiuto nei nostri confronti. Ecco, Cristina, qual è la storia dei testimoni di Geova nella città dell'Emene, a Portogruaro? Ma io i miei primi ricordi sono che ci riunivamo a Pravis Domini, io con la mia famiglia e altri, e poi ce n'erano altri che si ritrovavano invece nelle case private, sempre nella zona o la tisana. Poi nel 1997, a motivo dell'aumento dei fedeli, è stato costruito questo luogo e adesso siamo oltre 100 per fedeli. Ecco, oltre 100 fedeli. Ed eventualmente una persona come può avvicinare la comunità di Portogruaro? Noi abbiamo due modi, ovvero durante la settimana ci sono delle adunanze che noi teniamo in questo luogo, in questa sala, e in particolar modo la domenica alle 16.45, qui alle 16.30 c'è un discorso molto bello, particolare, che cambia di settimana in settimana e esprime sempre un tema biblico. E poi sempre verso le 5 invece c'è uno studio, viene tenuto uno studiatore di guardia, dove vengono trattate informazioni sulla Bibbia. Ecco, un'ultima cosa, la sede di Portogruaro dov'è? Noi ci troviamo in via Zappetti numero 70, qui a Portogruaro, e questa sera per un evento importante saremo all'incirca 170 persone, 200 persone. Ci spostiamo ora a Torre di Mosto e il comune ha deciso di convenzionarsi con il canile di Ponzano Veneto per il ricovero dei cani trovatelli. Dopo che è stato chiuso il canile di Musile di Piave, con il quale il comune era convenzionato, spiega il sindaco Giannino Geretto, la legge ci impone di trovare una nuova
sistemazione, un nuovo canile con cui stabilire un rapporto e a cui affidare i cani trovati nel territorio comunale. E questo nonostante Torre di Mosto non abbia alcun cane a cui provvedere, visto che con la politica di promozione delle adozioni siamo riusciti a collocare tutti i cani che avevamo in carico. Il sindaco ha poi informato il consiglio comunale che Maria Teresa Miori, dopo 4 anni di servizio in riva alla Livenza, da 30 aprile non sarà più il segretario comunale e sarà quindi risolta la convenzione con il comune di Castelfranco Veneto, con cui Torre di Mosto è associato per il servizio di segreteria. Avvicendamento anche in biblioteca comunale per il comitato di gestione. Il consiglio comunale ha nominato Licio Zedda e Lina Lini che sostituiscono Francesco Mazzarotto e Giovanni Puppin. A Portogruaro c'è un'altra celebrazione, infatti viene festeggiato un albergatore di 101 anni. Era un da soldato di guerra a pioniere del turismo, Antonio Bragato festeggia 101 anni. È nato a Ceggia il 4 aprile del 1917. L'ultimo di 12 fratelli ed unico ad essere ancora vivo. Dopo un'infanzia serena, caratterizzata dal lavoro ma anche da momenti di spensieratezza, nel 1939 venne chiamato alle armi, spiega l'ultracentenario che vive a Portogruaro. Inizialmente sarei dovuto rimanere solo 6 mesi, in realtà vi rimasi fino alla fine della guerra. Addestrato come mitragliere, venne inviato sul fronte jugoslavo, dove combatte per mesi una guerra terribile, costellata di episodi tragici. Vedovo dal 2016, oggi Antonio Bragato festeggia i suoi 101 anni. Noi gli facciamo i nostri migliori auguri. È arrivato il momento di scoprire quale foto il nostro Vinicio Scortegagna ha da presentarci. È arrivato il momento di fotoreporter. Grazie Vinicio Scortegagna, il TG termina qui, vi ricordo che potete seguirci anche sul canale YouTube Media24 e anche sulla nostra pagina ufficiale di Facebook. Grazie per averci scelto e buona continuazione con la programmazione del canale. Alla prossima edizione!